Pescara è una città sicura e ha saputo gestire la pandemia. Queste le parole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in visita nel capoluogo adriatico in occasione del secondo incontro del ciclo di conferenze Quale città, organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso. Presente anche il capo della polizia, Lamberto Giannini. Sul territorio abruzzese c'è un'efficace sinergia tra le istituzioni, ha dichiarato la massima autorità in materia di pubblica sicurezza. Pescara sicuramente è una città sicura. Io leggo e sento il prefetto spesso, tra l'altro il prefetto ha lavorato con me per tanti anni, quindi so che il valore aggiunto di questa realtà sono le istituzioni presenti su questo territorio, perché c'è una grande sinergia tra di loro, il sindaco, il prefetto, il questore, e quindi tutte insieme lavorano per il territorio e a favore di questo territorio. Quindi la pandemia l'hanno gestita benissimo, quindi devo dire che davvero potete essere soddisfatti di quello che gli elementi aggiunti, che gli elementi caratteriali, gli elementi di unione, di trovare sempre le soluzioni insieme. Questo secondo me non sempre avviene così, ma quando poi succede è certamente un qualcosa di positivo per la collettività. Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha deciso che da metà ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Il certificato verde sarà valido immediatamente effettuata la prima dose e chi non si adatterà incorrerà in sospensioni e multe fino a 1.500 euro. La decisione è stata approvata dai ministri all'unanimità, anche da quelli della Lega che finora erano stati scettici. È una scelta di responsabilità, il commento della Lamorgese. Il Green Pass serve per la ripartenza. Noi non vogliamo che le aziende si fermino, l'economia deve riprendere a correre e il Green Pass è quello che serve. Quindi è un atto di responsabilità da parte di tutti noi.